ogni 6 mesi noi facciamo la rotazione del capogruppo, e prima la prima esperienza l'ho fatta io e ora per i prossimi 6 mesi con molto orgoglio e soddisfazione Andrea Quartini sarà il prossimo capogruppo del gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle. Orgoglio e soddisfazione. E soddisfazione e sollievo dagli impegni. Tutti lo faremo almeno una volta. E questa è un'altra piccola, un altro piccolo segnale sull'orizzontalità anche di queste figure della nostra azione politica. Il nostro gruppo mantiene la figura del presidente del gruppo consigliare, che sono io, vicepresidente Andrea Quartini e la nostra tesoriere Irene Galletti, e questa figura la diamo il via alla prima rotazione. Perché dico che questo è uno degli aspetti di un modo di fare politica diverso? Lo stiamo vivendo tutti i giorni anche con la selezione dei candidati a sindaco nelle grandi città dove andremo al voto, e lo vediamo quotidianamente nella nostra azione politica, dove effettivamente siamo dei veri e propri portavoce delle varie istanze dei territori, indipendentemente da il fatto che arrivino dei nostri portavoce locali. Sul nostro portare l'ex noi inseriamo delle proposte di legge che sono oggetto di una serie di osservazioni e suggerimenti da parte dei cittadini iscritti al portale nazionale, e questo modo di fare le proposte di legge è veramente innovativo. Siamo l'unico gruppo politico che si confronta con la base per ogni sua azione politica, anche nelle proposte di legge che vengono scritte a più mani dalla base e da noi portavoce che per primi inseriamo la proposta nel portale. Siamo già a circa 5 proposte di legge fatte con questa modalità del tutto innovativo. Siamo gli unici ad utilizzare la rete per la creazione di questi contenuti politici, l'abbiamo fatto nel programma, ma tutti i giorni lo facciamo nella nostra azione politica fino ad arrivare alle proposte di legge. Questa è una cosa che ci siamo veramente orgogliosi, perché come dire, la coerenza di quello che si dice sempre, il movimento dal basso, degli iscritti, della rete, della totalità dei cittadini. Io a questo punto direi a Andrea Quartini, gli faccio un augurio di buon lavoro per i prossimi 6 mesi, direi lo inviterei a fare un intervento. Ma mi viene in mente questo, che diciamo siamo molto biologici, quindi la rotazione, un po' come nell'agricoltura biologica, ci aiuta, come dire, a non essere troppo intensivi nello sfruttamento del personale, ma anche nel mantenere elevata la qualità del sistema. Quando ci si sclerotizza su un solo individuo che porta avanti per 20 anni, in questo caso, come avviene appunto nell'ambito delle altre forze politiche, che i soggetti che fanno politica lo fanno di professione. Nel nostro caso questo non avviene nemmeno nei ruoli, e quindi, come dire, si passa tranquillamente dal grano antico ai ceci, alle fave, forse rende più l'idea, e quindi con qualità piuttosto che con la quantità del lavoro, no? Questo un pochino è il significato che dovrebbe avere questa rotazione. La politica deve essere un momento alto nella vita di ciascun cittadino, cioè deve essere un momento di partecipazione nell'interesse del benessere comune, cosa che la politica fino ad oggi ci ha abituato a qualcosa di diverso. Quindi nel portare questa novità si cerca a livello nazionale, prima ancora che a livello locale, di dare dei segnali. Credo che sia la strada giusta, i cittadini dovrebbero prendere in considerazione anche rispetto alla partecipazione nelle comunità locali, anche nella partecipazione negli istituti scolastici, quando i genitori rappresentano le istanze dei genitori, anche nei comitati, anche nei piccoli quartieri e nei piccoli comuni. Questa cosa potrebbe essere davvero una rivoluzione autentica nel percorso di partecipazione, e questo è l'aspetto, come dire, di democrazia che vorremmo rendere sempre più diretta rispetto alla partecipazione dei cittadini. In questi mesi l'abbiamo osservato in maniera diretta, le assemblee a cui partecipiamo sono sempre più numerose, c'è sempre più cittadini che hanno voglia davvero di partecipare.
è un segnale incoraggiante che la strada che stiamo prendendo non solo è la strada giusta, ma è anche la strada più apprezzata. Quindi in questo senso, come dire, ci si prepara a queste rotazioni con questo spirito, lo spirito di voler essere capaci di essere dinamici. Noi si ritiene che la questione sia un divenire, non un essere, in termini anche filosofici, se vogliamo. Ma l'immagine e la fotografia del Consiglio regionale è emblematica. Abbiamo di fronte a noi un gruppo numeroso di persone, un gregge direi, dove c'è un capo gregge che parla per tutti, gli altri alzano la mano. Noi siamo un gruppo dinamico che prende la qualità e il merito. A volte il capogregge è fuori, a volte no, questo non è proprio dentro il consiglio, a volte mi sembra... Però diciamo il capogruppo loro, cioè, dire, domina, sì, il gregge, su questo assistiamo a degli alzamano professionisti, cioè, diciamo, spesso, no? È uno degli aspetti critici di questa democrazia in questo momento, è che non c'è distinzione fra potere esecutivo e potere legislativo. Questo avviene a livello nazionale e avviene anche a livello regionale. Spesso risulta difficile distinguere fra quello che decide l'assemblea del Consiglio regionale e quello che decide la Giunta. Questo è un aspetto, come dire, che squalifica l'assemblea regionale, così come squalifica il Parlamento a livello nazionale. È un aspetto in cui invece noi crediamo moltissimo che si debba distinguere fra questi poteri dello Stato. Guai se venisse meno anche il terzo potere, quello esecutivo. Faccio un bilancio non tanto come figura di capogruppo, perché comunque che ruolo ha il capogruppo? È quel soggetto che in aula soprattutto parla a nome del gruppo consigliare, fa iniziative a nome del gruppo consigliare, e spero che sia un po' quello anche più chiamato dalla stampa, in certo senso, in modo da distribuirci ancora più i carichi di lavoro, soprattutto sono figure, come dire, a scadenza, riconoscendo comunque i ruoli di ciascuno di noi, no? Insomma, ripeto, io rimango presidente del gruppo consigliare, ero candidato alla presidenza, però come dire, la sintesi dell'attività la posso fare a nome del gruppo consigliare, sì, non tanto come mia figura. Io posso parlare solo di successi entusiasmanti, cioè noi siamo cittadini prestati alla politica senza aver avuto nessuna esperienza politica precedente, siamo venuti qua e fin dal primo giorno abbiamo messo in difficoltà con la nostra organizzazione, con il nostro staff, buongiorno, con le nostre iniziative politiche, con il nostro ostruzionismo durante la riforma della sanità. Ci siamo distinti per le proposte fatte, perché comunque siamo un movimento di opposizione netta, perché su alcune cose non deroghiamo, non precediamo, diciamo no netto, ma siamo anche un movimento di proposta, e lo dimostrano numerosi atti protocollati. Abbiamo una serie di proposte di legge, mozioni, ordini del giorno, fatti, ancora da discutere, molti bocciati semplicemente perché erano presentati al Movimento 5 Stelle. Io sono sicuro che si andrà solo che a migliorare la nostra attività, perché siamo destinati a quello. Ogni giorno impariamo cose nuove, ogni giorno il gruppo si fa un'azione di empowerment, perché così anche questa rotazione serve per crescere. E questo è fortissimo, perché quando siamo sostituibili siamo più forti, siamo meno deboli, quindi non ce n'è per nessuno. Gli altri sono molto deboli in questo, perché tolte alcune figure rimane veramente poco. E noi siamo tutti intercambiabili, e non è solo uno sport, ma lo dimostriamo con tutte le nuove candidature, questi soggetti che vengono fuori dal nulla sono tutti validi, insomma, siamo un movimento fantastico. È uno strumento che i cittadini dovrebbero capire di usarlo di più. Questa è la svolta, anche in prossimità delle amministrative, delle prossime elezioni del 2017. Noi invitiamo tutti i cittadini a candidarsi col Movimento 5 Stelle, perché è lì, è uno strumento neutro per ottimizzare. Giacomo è un entusiasta, quindi riesce sempre a trovare degli elementi interessanti. C'è una cosa che qualche volta ci rinfacciano le altre forze politiche continuamente: il fatto che noi rivendichiamo il primato dell'onestà, come se tutti gli altri fossero disonesti, e che noi vediamo il mondo in bianco e nero. No, questa è una delle accuse più frequenti che ci viene rivolta.
In realtà io credo che in questi 7-8 mesi precedenti e nei giorni a venire abbiamo dimostrato e dimostreremo che noi in realtà abbiamo una visione arcobaleno. Arcobaleno mi piace perché non tanto il discorso delle famiglie arcobaleno, ma anche dei colori della pace, no? Questo è un pochino il senso, perché comunque rivendichiamo sicuramente di essere un movimento di non violenza, quindi questo è l'aspetto importante del arcobaleno. Anche se qualche volta perché, perché è molto chiaro che in realtà abbiamo fatto molte proposte, abbiamo fatto molte mozioni, abbiamo discusso le leggi che loro hanno presentato, entrando sempre nel merito e quindi non con un'opposizione a prescindere, ma con un'opposizione che era legata a questo. Certo, quando hanno negato alcune evidenze importanti, come il non voler fare la valutazione di impatto sanitario sul nuovo aeroporto, il non voler fare le valutazioni di impatto ambientale in maniera corretta, il non prendere in considerazione le mozioni degli ordini dei medici a Pistoia rispetto all'inceneritore di Montale, ecco, in quel momento il dubbio di sentirci un po' più onesti c'è venuto. Questo sì, perché onestà vuol dire stare dalla parte della gente e proteggere la gente rispetto alla salute, e credo sia uno dei compiti dei sovrani, cioè di chi governa, quello di proteggere i propri cittadini. Quando viene meno questo, sinceramente sì, rivendichiamo perlomeno la loro disonestà.